Palermo è stato presentato ufficialmente questa mattina il candidato a sindaco del centrosinistra Enrico Lanà, che ha avuto la meglio nelle primarie nei confronti dei candidati del PD, in primis Pierino Ciotti e Nicola Oddati. Perché la presentazione, segretario provinciale Nicola Landolfi, di Lanaro questa mattina, quando Ciotti già ha presentato le liste? Ma viene prima la presentazione del candidato sindaco del Partito Democratico, poi a Battipaglia ci sono talmente tanti candidati sindaco che diventa complicato capire quanti ne sono, quindi ogni giorno si candida qualcuno. Noi abbiamo presentato nella sede provinciale del Partito Democratico il candidato del Partito Democratico. Ma perché candidato... così? Le primarie si sono tenute un mese fa? No, abbiamo presentato 15 giorni prima che si presentano le liste, al termine di un lunghissimo percorso dopo le primarie, quando si sono determinate le condizioni per presentare. Ecco, la gente si chiede a questo punto: il PD presenterà una propria lista a Battipaglia e con quali uomini? Il PD presenterà una lista a Battipaglia e presenterà una lista fatta di donne e di uomini molto rappresentative del Partito Democratico di Battipaglia e del Partito Democratico di Battipaglia. Ci stiamo lavorando, abbiamo un paio di settimane ancora, saremo presenti in modo sicuramente significativo. Segretario Landolfi, lei è sulla linea del suo segretario nazionale, Presidente del Consiglio Matteo Renzi, vuole le primarie, ma qua in provincia di Salerno, sulle esperienze del passato, Scafati in primis, dove le fate, ci sono polemiche, vedi Battipaglia, dove non le fate, Baronissi e Salerno, andate addirittura a stravincere con Valiante a Baronissi. Le primarie quando le facciamo vengono contestate, quando non le facciamo ci contestano il fatto che non le abbiamo fatte. Dovrebbe trovare una via di mezzo. Sono uno strumento, bisogna essere equilibrati. Si ricorre alle primarie quando non c'è un candidato unitario. Poi ci vorrebbe, da parte di tutti quelli che hanno fatto le primarie e non le hanno vinte, l'onestà e la correttezza di riconoscere che in una competizione si vince e si perde, e quelli che hanno perso concorrono insieme a quelli che hanno vinto per vincere le elezioni. A Battipaglia mi pare molto importante che Nicola Oddati e Carmine Galdi si siano schierati a fianco di Enrico Lanaro.